Ciao Lauti. Allora, immaginare un pomeriggio migliore era difficile. Era difficile, credo che abbiamo fatto un'ottima partita. E credo che abbiamo messo al Milan in difficoltà il primo tempo, trovando spazi, palleggiando bene. E niente, siamo contenti perché abbiamo fatto il lavoro che abbiamo preparato e questo è lo che rimane, no? Lo che abbiamo preparato in settimana, lo che abbiamo parlato con il mister, lo che abbiamo parlato tra di noi, e lo abbiamo fatto. Toro, da parte tua, prestazione super, ma fin dall'inizio sei entrato quasi con la bava alla bocca, avevi voglia di mangiarlo quel campo. So bene, quando uno sta bene deve sempre dare il massimo, dare un po' di più, lo sto facendo e niente, sono molto contento per questo momento, perché l'ho trovato, l'ho cercato e mi ho messo a posto così e sono molto contento di questo presente. Ma ti immaginavi un dominio così sul Milan, comunque sulla squadra che era un solo punto da noi, che finora aveva giocato sempre benissimo? Ti immaginavi una gara del genere? Sapevamo che loro, l'ho detto prima, no? Sapevamo che loro erano una grande squadra, lo abbiamo affrontato già con questa la terza volta. Però noi abbiamo cercato lo spazio, abbiamo cercato dove a loro li fanno male i passaggi filtranti e oggi abbiamo trovato tutto quello e niente, siamo contenti perché siamo più 4 di loro, siamo avanti a tutti e per questo lavoriamo. Per stare domanda da studio? Sì, io per Lautaro Martinez, intanto complimenti per i gol, ti abbiamo visto al 70esimo difendere in realtà il risultato, quindi eri praticamente in qualsiasi posizione del campo, di solito i neopapà dormono pochissimo la notte, invece tu sei pieno di energie, quanto ti ha dato, ti ha portato anche la nascita della tua Nina? Quanta energia ti ha dato anche la nascita della tua bambina? Oh, tanto, credo che la mia bimba è arrivata in un momento... È molto particolare perché sto bene mentalmente, sto bene con la mia famiglia, sto bene con la mia fidanzata e la mia figlia è oggi lo più importante per me. Do tutto per lei, per la mia famiglia e come le dico sempre quando vado via di casa, io corro per loro. Corro per loro, come quando ho iniziato e una volta oggi l'ho dimostrato ancora. Ciao Samir. Ciao. Allora, immaginare un derby del genere era difficile, l'abbiamo chiesto anche a Lautaro Martinez, ma un dominio del genere te l'aspettavi sul Milan? Ma derby è sempre difficile fare pronostico e immaginare. Noi abbiamo avuto tutta la settimana per preparare questa partita e sapevamo cosa dovevamo fare per vincerla. Noi quello che abbiamo preparato durante la settimana l'abbiamo messo in campo e così è stato. Samir, i primi 60 secondi del secondo tempo hanno avuto un unico protagonista e era il nostro capitano. Ci stava, nel senso che non è che ti aspetti che nel derby te la passi liscia, che non tirano avversari. È stato i primi 5-6 minuti di secondo tempo, loro sono entrati meglio in partita, erano un po' molli e lì hanno avuto occasioni e per fortuna e bravura siamo rimasti ancora in vantaggio, era un momento molto importante della partita. Tu hai visto tante Inter, no? Nel corso dei tuoi anni qui in Nerazzurro, è questa quella, non dico più forte, ma quella più matura con cui hai mai giocato? Io dico che è più affamata di quelle precedenti. Domande da studio? Sì, io per Samir, ovviamente complimenti per la partita e per il clean sheet, perché so che al portiere Grazie. Fa sempre piacere non subire gol. Merito tuo, Samir, ma non solo, perché quanto è merito in realtà di tutta la squadra, a partire anche dall'attacco? Quanto è merito tutta la squadra di non aver preso gol anche a partire dall'attacco? Ma è aperto... Parte sempre da lì, dagli attaccanti, lavoro sporco, gente vede solo il gol, però c'è anche lavoro sporco quando indirizzano le loro palle dove noi vogliamo e dove li vogliamo attaccare e dove li vogliamo difendere. E quindi anche quando tengono la palla io penso che attaccanti nostri sono primi difensori. Hey,
non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, non olvides suscribirti al nostro canale YouTube. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel.